Buongiorno a tutti e bentornati sul vostro canale. Allora, quello che vedete come paesaggio dovrebbe essere lo sfondo che c'è nel quadro dipinto da Leonardo DiCaprio della Gioconda. Minchia, fate una risata ogni tanto, no? Dai, da Leonardo da Vinci. Chiaro, no? Perché vi voglio portare in questa passeggiata? Perché queste sono le, diciamo, le mie zone. Quello che vedete in alto e quelle lì sono le mura del castello di Trezzo sull'Adda. Dietro c'è la centrale idroelettrica, che è una delle centrali idroelettriche più antiche e anche, diciamo, performanti. Hanno caratterizzato, diciamo, l'evoluzione di quello che è stato poi il lavoro proprio in questa zona, perché è stata un'importante innovazione dal punto di vista sia tecnologico, ma soprattutto dal punto di vista della civiltà, cioè abbiamo avuto grandi benefici. Quello è il ponte di Trezzo e in fondo, lo vedete in fondo, è il ponte dell'autostrada di Trezzo sull'Adda. Sono qua in questo video un po' così perché vi voglio raccontare una cosa vera, una cosa autentica, una cosa che mi inizia a preoccupare un pochino, e quindi la vediamo insieme, dai. Oggi voglio proprio farmi una bella passeggiata con voi e dirvi quanto mi piace poter camminare e vivere le mie giornate di tempo libero con libertà, appunto. Cosa che ultimamente purtroppo non riesco a riscontrare da quelle che sono poi le cronache che oggi leggiamo particolarmente su quelli che sono poi i siti web e quant'altro, perché c'è da fare una considerazione importante, secondo me. Sono un po' contro sole. Allora, qua in questi luoghi mi piace venire, passeggiare. Siamo nel cuore della Lombardia. Questo fiume è il fiume Adda ed è un fiume che ha dato tantissimo alla civiltà, è uno dei fiumi più importanti in Italia, figuriamoci per quanto riguarda poi il territorio lombardo. E proprio di là, avanti 200 metri a me, c'è la centrale idroelettrica Taccani, che è una centrale costruita nel 1906, non vorrei sbagliarmi. Questa centrale ha aiutato tantissimo lo sviluppo, ma il territorio è stato salvaguardato e posso dire che questa fetta di territorio lombardo è assolutamente vivibile e io posso passeggiare in tranquillità. Cosa che, ora arriviamo al punto, non posso fare quando vado nella città, per esempio, di Milano. Spesso sento dire Napoli non è sicura, Napoli è un problema. A Napoli ti fottono, ma se andiamo a guardare i numeri e i casi, Milano è diventata invivibile. Milano è un problema. E per chi gira con dei contanti nel portafoglio o con l'orologio, che quindi è una cosa molto più in vista ed è molto più facile per i malviventi addocchiare e poi tentarvi di fregare, è molto pericoloso. Nel frattempo vado avanti e arriverò alla centrale e ve la farò anche vedere, ma intanto vi racconto il mio pensiero. Ora le immagini che seguiranno sono quelle che sono state prese da telecamere ufficiali della Polizia di Stato e che sono pubbliche su internet e che vi fanno vedere proprio la tecnica di approccio che hanno nei vostri confronti quando adocchiano l'orologio. Qui non conta essere campioni di boxe,
Qui non conta essere campioni di arti marziali, judo, karate. Questa è la delinquenza, la strada. E spesso, quasi sempre, reagire comporta farvi del male a voi o a chi è vicino a voi. Ecco perché quando vado a Milano o nelle grandi città comunque, preferisco mettere orologi che siano poco in vista, orologi poco appetibili. Questo mi dà più un senso di tranquillità, di sicurezza. È brutto dirlo, perché ti fa capire quanto ostaggio sei di questa situazione, ma è forse l'unico modo per evitare spiacevoli conseguenze. Guardate le immagini. Siamo praticamente arrivati a quello che è poi lo spiazzo dove là si prende il battello, si può fare la gita fino ad arrivare in Bersago. Qua c'è un ottimo locale dove bere il caffè o sorseggiare dei cocktail d'estate con un bel giardinetto e la nostra centrale. Dove finiamo adesso di fare le conclusioni di questo video e le deduzioni su quello che è comunque il mio pensiero. Che pace, che tranquillità. Guardate quanto è imponente questa centrale e dietro il castello. Allora, veniamo a quelle che sono le mie personali conclusioni. Spesso sul forum di Orologico leggo commenti o mi scrivono in privato chiedendomi cosa ne penso di un eventuale clone, super clone, di eventuali marchi blasonati o dei marchi che piuttosto che Rolex, piuttosto che Patek. E la mia risposta è sempre la stessa: non ha alcun senso questa cosa, non ha alcun senso. Scusate, devo farvi rivedere una cosa perché da qua è ancora più bella. Guardate che bella che è sta centrale, ragazzi. Di proprietà dell'Enel, tra l'altro. Guardate, è veramente dal vivo, è imponente. Veramente bella. E si è riuscita, diciamo, a integrare con il paesaggio ecco, forse integrare adesso è un momento un po' difficile da utilizzare come termine, visti gli ultimi accadimenti, però diciamo che si è amalgamata in questo contesto. E beh, d'altronde ha un fascino incredibile, più di 100 anni. Vabbè, vi stavo dicendo, in sostanza mi scrivete in tanti, io quando vado a Milano uso un clone, un super clone, se me lo fregano non me ne frega niente, chi se ne frega. Allora, partiamo da un presupposto. Capo primo, se stai comprando un orologio falso, stai alimentando un mercato di delinquenti, un mercato nero. Un mercato che dà anche problemi. Questi che vedete sono i filtri. Questo è praticamente tutta l'acqua che arriva e deve passare attraverso la centrale viene filtrata.
ogni tanto queste apparecchiature, questa vabbè è stata staccata per esempio, ma queste apparecchiature si alzano e c'è un lavaggio di queste griglie. Praticamente una controgriglia tira giù la schifezza e poi la porta via su quel nastro trasportatore che vedete. Ma in secondo luogo state creando un problema a voi stessi, perché comunque nulla toglie che facendo la tecnica dello strappo dal polso dell'orologio vi fate male, vi fate veramente male. Quindi voi state alimentando un mercato assolutamente fuori da ogni logica, perché state veramente dando soldi a quelle grosse organizzazioni che poi i vostri soldi li utilizzano per comprare droga, armi, e non vado avanti perché tanto sono cose che sappiamo. In secondo luogo, comunque vi fate del male. L'orologio è in vista, questi a 1, 2, 5 metri non vedono, non capiscono se è originale o no. Un docoio coio. E quindi arrivano e ve lo strappano, vi fanno male. E se siete in compagnia di qualcuno che magari tenta di reagire per aiutarvi, faranno del male anche a loro. Cioè, evitiamo veramente questi comportamenti. Comprare un orologio falso per dire ah, anche se me lo fregano chi se ne frega, tanto quello originale ce l'ho in cassetta. Sti cazzi, ce l'hai in cassetta, te lo porti qua, guarda, sei qua tranquillo, beato, nessuno ti fa niente. Devi andare a Milano, ti metti su un Citizen, ti metti su un Vintage tranquillo, una marca, un Lockman, ti metti su un orologio di orologico, metti su quello che vuoi, ma eviti di avere dei problemi e di creare dei problemi. Con questo video spero di far capire a tutti coloro che ogni tanto mi scrivono da cosa si capisce che è un falso, si vede che è un falso. Basta. Se è falso è falso, punto. E se è falso non vale niente. E se non vale niente al vostro polso non ci deve stare quella roba. Un abbraccio ragazzi.